grazie anche di queste occasioni, oltre la messa, per condividere qualche riflessione. Io vorrei proporre una riflessione molto semplice su questo luogo dove siamo, che è, diciamo, un posto di passaggio, e mi sembra suggestivo, riflettere sulla, connessione tra l'ospedale e l'università. Ecco, secondo uno schematismo un po' ingenuo, si potrebbe dire che l'ospedale cura i corpi e l'università cura, nutre le anime. Ma questa interpretazione divisiva, che dice da una parte l'anima, dall'altra il corpo, è evidentemente infondata. La festa del perdono dice che l'anima di chi dona è perdonata, quindi è recuperata alla sua santità, proprio perché fa qualcosa per chi è malato. Ora, questo mi sembra che possa suggerire un'idea che è molto importante, cioè che non si può curare l'anima senza curare il corpo, e d'altra parte non si può curare il corpo senza curare l'anima. La sensibilità contemporanea è portata a dire che quando c'è la salute c'è tutto, e che quindi questa cura per l'aspetto e la condizione fisica diventa l'unica roba che veramente merita di essere perseguita. Noi però, proprio abitando in questo luogo di passaggio tra l'università e l'ospedale, ribadisco, ecco, questa persuasione che non ci sono i sani che curano i malati, così come non ci sono i ricchi che fanno l'elemosina ai poveri. Ma piuttosto che, da un certo punto di vista, tutti siamo malati e abbiamo bisogno di guarire, e abbiamo bisogno di chi si prenda cura di noi, così come tutti siamo poveri e abbiamo bisogno di chi ci aiuti. Ecco, questa consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca, come ha sottolineato il Papa l'anno scorso e continua a sottolineare, ci dà un'idea di questa umanità che va considerata nella sua integralità, cioè l'umanità non è fatta solo di un bisogno di salute, ma ha un bisogno di salvezza. L'umanità non è fatta soltanto di rapporti economici, ma di rapporti di solidarietà. L'umanità non è fatta soltanto di ricerca e di ambizione, ma è fatta di una vocazione alla fraternità. Quindi, ecco, io sono qui volentieri a celebrare la festa del perdono, che è una festa religiosa, e lo voglio celebrare, e sono contento che venga celebrata in ambienti che sono sinceramente e onestamente laici. Per dire che essere laici non vuol dire dimenticare che c'è una trascendenza di cui abbiamo bisogno per sperare, e che c'è un'incarnazione di cui abbiamo bisogno per benedire la terra in cui siamo, anche nei momenti in cui questa benedizione è più un'invocazione di guarigione che un'esultanza per quello che si vede, che si gode. Ecco, quindi io celebro volentieri la festa del perdono proprio per questa speranza di un umanesimo integrale e di una umanità riconciliata. E quindi faccio gli auguri a chi opera proprio in questi settori: l'ospedale, l'università, l'amministrazione pubblica, la generosità privata. Faccio i miei auguri e benedico tutti.